aspettare questo Skype di lavoro, speriamo che arrivi presto. Ecco, eccolo, sì, pronto? Pronto? No. Ma l'avevo bloccata al suo contatto. Sì, cambiato numero perché quando io chiamo tu non rispondi, il tuo numero è rotto. Allora, senti, siccome tu non mi dai 1.000 euro, Ma basta, ma ancora con questi 1.000 euro, basta! sì, allora io ho pensato, idea geniale, io vado a Tu sì che vales e poi vinco e poi mi danno tanti 1.000 euro, Ma cosa vuole vincere? Là ci stanno campioni bravissimi, non ha chance lei. Che va a fare poi? Ah sì, allora, io sono bravissima a scrivere poesie. Vedi che scrivo poesie su pergamena? E poi adesso io ti legge e tu mi dici quale è più meglio, eh? Ma quale poesie? Ma quali poesie? E poi quelli non sono pergamene, sono dei posti! E posti di pergamena, sì. Allora, senti, ah, questa è mia preferita. Allora, poesia d'amore per uomo. Uomo è come sua macchina, sì. Allora, tuoi occhi sono come fari di macchina nella notte, tua tosse dolce come motore ingolfato, tue lacrime dense come olio di radiatore bucato. Mio amore per te è enorme. Se vuoi passare tua vita con me, vuoi essere il pistone della mia vecchiaia? Eh? Il pistone? Ma quale pistone? Il bastone, si dice il bastone della mia vecchiaia! Allora io corregge. Ma quale corregge? Non ha senso, questa poesia fa schifo! Fa schifo! Ok. Ah! Senti, mia preferita! Allora. Ma anche questa! Sì. Allora, senti, è poesia d'amore per donna. Se tu ami, devi regalare qualcosa di importante. Allora, tutti pensano che devi regalare diamante. In realtà non è regalo pregiato, anche se dalla natura è stato creato. Ma cosa più importante per regalo d'amore è qualcosa che crea vita e che scalda il cuore. Tu a una donna, se hai un bel giardino, devi seminare un bel fiorellino. E se in un prato un fiore vuoi far venire su, tu della mucca devi regalare la pupù. Scritta io, tutta da sola! Ma no, no, ha detto Bubù, no. Eh sì, è concime, concime per fiorellino importantissimo. Io sé perché mio zio giardiniere. Ma non serve avere uno zio giardiniere per capire che il concime a che cosa serve, lo sanno tutti, ma questa è stata scritta da una persona con un cervello piccolo così, neanche un bambino dell'asilo scrive una cosa del genere, è minuscolo, non si può scrivere pupù in una poesia e poi Zerbi la caccia via, cioè lei entra, tu sì che vale, se ne esce subito, basta, no, non va bene, fa schifo. Allora non piace? Questa mia preferita! Ma no, basta, basta, non è portata per scrivere poesie, fanno schifo, basta! Ma non piace niente! Allora se non piace niente mi dà tu 1.000 euro! Ma perché le devo dare io 1.000 euro? Ma perché? Fanno schifo e in più le sento e devo dare i soldi, no! Io la chiamo, è lei che mi sta angosciando da settimane, che mi chiama ogni settimana, ma basta! Oh, sì! Tu hai avuto idea Ma quale idea? Io non ho detto niente. bellissima! Sì, allora, io bravissima a fare balletto. Allora adesso io preparo balletto e poi ti chiamo, ti faccio vedere e poi vado a Tu sì che vales e vinco. Sì, eh? No, 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 guardi, non importa. Io adesso la saluto, veramente. Tante care cose, ci sentiamo. Non ce la faccio. Grazie, grazie. Ciao, allora ti chiamo domani, eh? Sì, ma baffa, l'uovo. Sì, ciao, ciao, ciao.